Ciao a tutti, oggi prepariamo un secondo molto particolare, molto sfizioso. Faremo una tagliata di pollo condita con noci, radicchio e ingredienti: un petto di pollo intero, un cespo di radicchio, 15 noci, una carota grande, aceto balsamico, olio extravergine di oliva e sale. Dopo aver lavato bene il radicchio, lo tagliamo a striscioline sottili. Poi prendiamo una carota grande, la peliamo bene e la tagliamo con il coltello, anche questa a striscioline sottili. Mariniamo le striscioline di carote con il succo di limone, dell'olio extravergine e del sale. Mischiamo bene e lasciamo riposare, mentre le striscioline di radicchio semplicemente con olio e sale. Benissimo, ora prendiamo il petto di pollo intero e lo tagliamo, anche perché è semplicissimo. Lo dividiamo a metà, eliminiamo l'ossicino a forchettina che è in alto e iniziamo subito. Prima togliamo questo pezzetto che è il filetto e poi tagliamo il petto di pollo vero e proprio a fettine. Una volta tagliato tutto il petto di pollo, lo saliamo bene da entrambe le parti. Benissimo, ora possiamo iniziare a cuocere il petto di pollo. Prendiamo una piastra antiaderente, un giro d'olio, ci sistemiamo sopra il pollo bene in modo che ci stia tutto e iniziamo la cottura a fuoco molto vivace, ma dobbiamo cuocere bene anche all'interno il pollo, deve essere veramente ben cotto. Nel frattempo rompiamo le noci, ecco qua, e ricaviamo bene tutti i gherini che andremo a spezzettare velocemente senza nessun problema con le mani o con un coltello se preferite. Benissimo, ora abbiamo quasi finito. Prendiamo il petto di pollo, lo tagliamo a striscioline e lo sistemiamo in un piatto da portata, dove lo andremo a condire insieme alle striscioline di carote, al radicchio, ci mettiamo sopra le noci, se necessario ancora un goccino d'olio, e poi lo decoriamo un po' con la salsa di aceto balsamico del nostro piatto è pronto. Ed ecco qua il risultato finale della ricetta di questa sera, semplicissima ma molto molto gustosa. Spero che anche questa vi sia piaciuta. Arrivederci!